possiamo ammirare i pini di Roma. Ah no, non è un pino, è un chiediamo all'esperto. Non è un pino, è un Giuseppe. Buongiorno. Buongiorno. I pini di Roma. Stavo cercando di capire dove ha visto il pino questo. Senta, lei non lo conosce Antonello Venditti? Lo conosce? No, chi è? Non l'ho mai sentito. Era uno? Era uno che voleva fare il cantante e cantava come i pini di Roma, la vita non li spezza questa notte ancora. Ma non è un pino. Comunque, buongiorno a tutti. Siamo a Roma. Ciao Antonello, te conosco. Siamo a Roma? Siamo a Roma, sì. Ma io... anzi, ci risiamo. Ripeto, io il Colosseo non lo vedo. Ma il Colosseo è come l'aria, c'è ma non si vede. A Roma si percepisce. È come si fa ma non si dice. A Roma si percepisce sempre il Colosseo, ovunque tu sia. Ma li senti Leone? No, li senti. No. Allora devi andare un attimo a farti Secondo me lei deve andare un attimo a farsi vedere se sente le voci. Li senti i gladiatori? Senti il pubblico che incita il loro non libro. C'è neanche la collaboratrice, quando vedrai il video le gocce. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi è il 15 aprile, il venerdì santo, questo è il vlog di Pasqua. Siamo a Roma, non c'è il Colosseo perché ci troviamo in zona Viale Marconi. Non c'è, fidatevi. Dicono, voci di corridoio dicono che il Colosseo c'è. Ecco, peperoncino. Coco, lei potrebbe anche far vedere che mangio un cucchiaino di peperoncino in diretta, no? Meglio di no. Ma certo, vediamo com'è quest'olio. Non si macchi la giacca. Sentiamo com'è l'olio. Non pizzica. Per me il peperoncino qua dentro non c'è stato. È finto questo, è di plastica secondo Provi me. Provi a spiaccicarlo un po'. Comunque, abbiamo... Non è abbiamo una non è all'altezza delle sue aspettative, delle mie papille gustix. Hai capito? È arrivato? No. Allora, cuoco, l'avviso che lei è overexposed perché c'è un fascio di luce che la colpisce. Che illumina? La colpisce. Ma come si dice, il sole bacia i cuochi. Beh, ah, erano i belli. Quindi, vabbè, io non so bello, sono un cuoco, quindi... Ecco, salutiamo Walter. Ciao Walter, guarda il nostro ciao. Grande Walter. Carzofino. Grazie. Allora, sei tu allora? Non metti in mezzo io. Manco a farla apposta abbiamo un meraviglioso carciofo alla giudia. Ma lei lo ha per me nulla è impossibile. Ok, perfetto. Faccio vedere l'assaggio. Senti che roba. Facciamo così. Com'è? Che croccantezza. Ma perché non ti mangi il sole? Perché devo fare la foto. Guardate ragazzi la clorofilla all'interno, sembra un colore artificiale. Adesso mi rivendo la foglia che si è presa da me. Questa era mia perché... Io sono come... Non posso dire com'è perché... A me mi piace spilluccare nei carciofi degli altri. Ma si preoccupi dei carciofi suoi. Ragazzi, guardate qui, una bella fritturina sta nel mezzo perché gli amici si dividono tutto. Però io volevo un po' di limone. No! Non è possibile. È distratto, cuoco, è distratto. Questa, allora, hai appena praticato l'appropriazione in debita. Oppure l'abigeato, il furto di bestiame. Ma questo non è bestiame. È sempre animali sono. Walter, ti posso chiedere un po' di limone, per favore? Ma tu puoi chiedere tutto quello che vuoi, capito, Walter? Scusi. No, non sta allargando. No, io sto qui apposta, quindi. Guardate, ragazzi. Guarda, ricordate la zuppa di cozze di un mesetto fa? Ecco. È la sorella. L'abbiamo replicata, perché ecco, un po' di peperex. Mi passa il suo piatto? Sì, ma esageriamo, perché questo è peperoncino per le femminucce. Gliel'ho fatto andare la Coca-Cola, cuoco, ma veramente adesso sta anche sulla frittura di pesce. Ancora? Il pane è pane chetogenico, eh? È chetogenico. Tra l'altro questo bar fa... Molto leggero. Questo bar fa anche tutti i primi low carb, fa tiramisù low carb, fa tutte cose low carb. Quindi, per chi fosse interessato... Ci troviamo a... Poi dopo vi do l'indirizzo, così chi volesse venire qua a mangiare sono anche molto gentili. Cuoco che si immerge nella... Sta cozza. Grazie. Prego.
Posso dare una spruzzata di limone sulla frittura? Certo. Valterai un volantino del Così Low Carb? Mi sto schizzando tutta di limone, di limone, di limone, di limone, di limone, di limone nel tè. Che buona, ragazzi. Noi mangiamo, io mangio. Buonissimo. Non la faccio più la domanda, adesso avrei fatto la domanda in altri tempi, ma non la faccio più. La cozza? No, ho un gamberone in mano, io non una cozza. Carapace, insomma, queste parole così. Lo mangio col carapace, con tutto il carapace. Uh-huh. Ah. Senta, ma lei quando prende il chitosano, da dove crede che sia estratto? Io mi sto godendo questa zuppa di cozze, quindi per cortesia. Allora, sto tagliamo, che il cuoco deve godere. Non mi fa queste domande complicate. Il chitosano estratto dal carapace dei crostacei aiuta a ridurre l'assorbimento dei grassi, aiuta un coadiuvante nelle diete che lei utilizza, però mi raccomando, chiedete sempre al vostro medico di fiducia, perché potreste essere intolleranti ai crostacei o comunque anche gli integratori più apparentemente innocui vanno presi sotto controllo medico. Medico sempre. A dopo, ciao. Ah, e soprattutto devono essere approvati dai medici dentisti italiani, certo. Ricordatelo sempre. A dopo, ciao. Ormai il corso è un antico ricordo. Sta passando, Ciao, tutta unta. Mi dispiace. Ciao, ciao. Buonasera a tutti, anzi buonanotte. Buonasera. Fammi far registrare, allora buonasera a tutti, anzi buonanotte. Quelle, no, domani mattina un altro giorno, quelle sono le uova di quest'anno. Ginger! Non si guardano le uova di Pasqua che si muore, eh? Ciao Gingerina, ciao! Ciao Gingerina, ciao! Ciao, piccola, piccola! Piccola, piccola! Piccola, piccola, Ginger! È piccola, piccola! È piccolina, lontano dalle uova di Pasqua, eh. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, chi abbiamo qua? Chi abbiamo qua? Buongiorno! Buongiorno amici di Keto e Vitale. Buongiorno, finalmente ha tolto il panettone dalla testa. Allora, stamattina, dopo un paio di mesi, ho posato le mie natiche. Perché fa gestare? Le mie natiche. Fa gestacci. No, che gestacci? Sulla mia bellissima, potentissima Sub. Volete vederla? 900 Turbo. Volete vederla? E ogni volta che io poso le natiche su quella meravigliosa macchina, c'ho una voglia di partire e di non tornare più. Sì, viaggiare evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle mie paure. Senta, appunto, mi va a fare una ripresa alla mia Sub, così che, siccome io la amo, la mia macchina, una delle mie macchine, posso, amo le macchine di una volta, quindi le macchine moderne per me. Al gallinaro di Nando. Al gallinaro le butto tutte. Sì, oh, 5 galline ho adesso. Ecco, quindi 5 galline, allora, 2 bianche e 3 rosse. Le porta la macchina nuova, così se la mangiano. Perfetto. Senti, può andare a fare un'inquadratura? Ok. Fare un'inquadratura alla mia. Vado. Una ha cominciato a fare. Andiamo? Andiamo. Bianca come la rossa. Vado. Guardate qua la macchina del cuoco, guardate che bella signora, bellissima, una bella signora svedese, una bellissima signora svedese, bellissima. Avete visto la mia sabbia, vi è piaciuta? L'ho girato tutto intorno. È una signora, diciamo che è una bella svedese. Ho detto la stessa cosa. Il foglio è il cuoco ubriaco della prima mattina all'antevigilia di Pasqua. Ma io sono felice sempre quando sono con i miei amici, con Nando, con il mio amico Puppen. Tanto l'hanno capito.
felicissimo. Nuovo slogan è siamo io felici sempre. E poi anche io non aspetto la Pasqua per essere felice come una Pasqua. E manco il Natale. E manco il Natale. Sono sempre felice. Ragazzi, poi quando arriva Pasqua e Natale sono. Allora, io lo vedo molto carico il cuoco, quindi siccome non vorrei riempire la memoria del cellulare che abbiamo ancora. Vi vogliamo bene, guarda, non si vuole fare. Ciao, ragazzi. C'è l'amico di destra non. E viva le svedesi, anche le italiane. Ciao! Ciao ciao! Tra un po' mi accingo a preparare la pastiera, ovviamente senza zucchero per domani. Questo grano cotto, senza zucchero, però ovviamente ha dei carboidrati. Piccola, piccola la fioretta di fiori d'arancia. E niente, procedo ragazzi perché c'è tantissimo da fare. Se vi avete il Todis, provate questa Amarena Zero, che è il finto sciroppo alla amarena senza zuccheri aggiunti, molto buono e rinfrescante, un goccettino aggiunto nell'acqua fredda è molto gradevole. Procediamo con i lavori. Piccola, piccola lei, è piccolina la Ginger, la Navichi è gelosa, vieni amore, vieni, vieni piccola, vieni gelosastra. Ma sedute, pare che non mangiate, sedute Ducane, seduta zampa, o pare che non mangiate mai, zampa, provato, zampa, seduta, zampa, no, lei non lo sa fare, zampa, brava. Buonasera, oggi è giorno, non mi ricordo più neanche chi sono, vediamo, stiamo aspettando i miei genitori. La Vicky, che succede, poverina? In cucina c'è il forte, per dare tra tre cani. È vero, per manca... arriva un'altra cagnetta, ma L. Ci abbiamo detto. Guarda, qui c'è la mia pastiera senza zucchero in forno. Buonasera a tutti, buonasera, saluti. Ciao, no, non sto riprendendo niente, sto riprendendo il pesce. La prossima volta parto entro le 10. Ok, di sera ormai. Il saluto è parto entro le 10. Stiamo mangiando questo pesce, una spigola, un calamaretto fresco e con limone di Nando. Ciao. Buongiorno a tutti, buona Pasqua ragazzi, buona Pasqua. È la mattina di Pasqua, ho avuto problemi con le uova da colorare e poi vi racconterò la giornata. Ieri era bellissima e oggi piove. Quello che vedete è la luce di riempimento, non è solo, anche perché il sole lì sul tetto non sarebbe normale, ok? Vilma, stai zitta che fai una miglior figura. Ci vediamo più tardi. Buona Pasqua a tutti. Ciao. Questo uccellino, il pappagallino che mi ha regalato la Col. Ciao Col, buona Pasqua, a dopo. No, mica che ce l'arrivo così tutti. Buongiorno di nuovo, buona Pasqua. Chi c'è qua? Siamo 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 1. Buongiorno amici, buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua, serena, santa Pasqua a tutti. Glielo dico subito, cuoco, lei oggi pulirà. Ah sì? Sì, pulirà? No, è una domanda che presuppone la risposta che voglio sentirmi dire. Pulirà? Se è un'affermazione direi sbagliata, se è una domanda no. Pulirà? No, ne. Ha detto che a Pasqua forse avrebbe pulito. Ma ci ha ripensato, perché c'è la ha il diritto di ripensamento. Esatto. Sì, ma lui ha il diritto di ripensamento, ma poi, come si dice, senza essere volgari, il cetriolo, dove va? Non si può dire dove va il cetriolo. No, è l'ortolano. L'ortolano, ma non si può dire dove va. Comunque, ragazzi, è Pasqua. All'angolo c'è tutto bravo. Comunque è Pasqua, faccio gli auguri. Auguri. Buona Pasqua, non so neanche a chi stiamo facendo. Ai folli followers di Keto Web Italia. Benissimo. E Mondovisione, la vedono anche in Australia. E quindi ci vediamo più tardi. Vedrete un taglio perché. Tanti auguri. Grammaticalmente è perfetto. Tanti auguri. Ciao, auguri ancora. Ciao. Ciao, ciao. Buongiorno, abbiamo la collaboratrice, facciamola vedere. Buongiorno. Però collaboratrice si dovrà far vedere, ormai conoscono solo i suoi capelli. Buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti. Non le girare troppo perché sennò sì, lascia vedere finché non hai vapore il coso.
Ok, allora, è Pasqua, buongiorno a tutti, ho i capelli sparati. Beh, la collaboratrice mi ha regalato queste orecchie, non so se si vedono, sono inquadrati. Sì, si vedono. Qua c'è la stella e sì, qua c'è la luna. Bellissimi. Bene, dai, poi cambiamo dopo il coso. Questa è la nostra tavola pasquale. Casatiello low carb. Ok. Aspetta. Vieni. Che meraviglia, che bei colori. Colori tutti pasquali. Pasquali. Esatto. E niente, adesso. Ecco. Sì, allora, oggi per caso mi va. Ma lo mettiamo. Allora, questo. 13 minuti. Questo qui. Ecco, sta aggiungendo un po'. Perché? Taratata. Cosa ci fa qua con la buongiorno? Collaboratrice, mi ha salutato prima. Sì, aveva salutato prima. Volevo presentare. No, beh, adesso... Tanto c'è il casatiello. Ha fatto già vedere il casatiello. Ma questo non è quello, lo questo... sanno che è un altro. E poi c'è anche la famosa Pasternak. Io qua la pastiera, scusa. Guarda, tanto taglio. Qua vedrete un salute! Saluto, vedrete un taglio. Adesso l'ha fatta lei, cuoco? No, non l'ho fatta io. Onestamente non l'ho fatta io. Anzi, ecco, la nostra collaboratrice incide. Infierirà violentemente. Questa è una pastiera non light, ma è senza zucchero. E la ricetta originale per questo diametro ne prevederebbe 500 grammi. La pazzia. Di cosa? Di zucchero, cioè nel senso, zucchero. Io capisco che la ricetta... Ma noi non c'è... Sì, no, qua non c'è niente, non c'è non qua di zucchero. Non c'è neanche l'ombra dello zucchero qua. C'è lei poi, no. Perché è suo dovere, quello l'ha fatta lei. Allora... Senza zucchero, la e la pillola va giù, la pastiera. Solo che è inamovibile. Comunque, ragazzi, adesso faccio le porzioni e poi. È meglio, sì, è meglio. Poi ci vediamo. Audaglia sta pastiera. No. Ciao. Questo è l'uovo che ho regalato alla collaboratrice. Il cuoco è fuori, non possiamo dirvi cosa sta facendo. È meglio di no. È mio, la voglio io, è tutto mio. È contenta perché guardate che è particolare. Ho sto puppen. Allora, uovo di pasticceria, cioccolato bianco al caramello salato. La dolcezza del cioccolato bianco è costata in modo originale le note inconfondibili del caramello e con la piacevole sapidità del sale rosso delle Hawaii. Speciale. Per un gusto contrastante, delizioso e avvolgente. Lo apriamo, collaboratrice? Sì, certo che lo apriamo. Sono qui per questo. Anche me lo magno. Allora, contenta, non posso... Wow. Anche il colore, visto come è particolare. Beh, sì, il colore del caramello. Sì. Giusto. Il caramello salato è buonissimo. Sì, piano. Tanto lo devi rompere. No. Standardo. Standardo. Questo poi mi piace molto. Questo è utilissimo. Questo beh, te lo metti lì, ci fai mille conversazioni con una cosa del genere. Perfetto. Prendo l'uovo. È arrivato il cuoco. Venga, cuoco, venga. Lo alzo. È un uovo distrutto. No, è bello. Com'è dolce lui. Mi sa che mezzo. In mezzo, ma è un peccato, Vilma. Ho capito, teniamolo. Non teniamolo qua per il prossimo anno, la prossima Pasqua. E questa è la nostra. Che bontà. Guarda! Ah, si è aperto! Che roba è? Cioccolatini! La cosa del pupe! Ah no, vabbè, penso che siano mangiabili, no? Si vede un granellino? Olio! Sì, vabbè! Mi sale, guarda! È particolare! Qualcuno apre quell'altro, la Gianna, mamma, apre. Sì. Guarda. Che buono. Il normale. Non lo so, visto che la mamma piace questo gioco, siamo così. Buonasera a tutti. Allora, Pasqua è finita. È andata molto bene la Biki. Cosa hai fatto per Pasqua tu? Cosa hai fatto per Pasqua? Piccola, piccola. Ho avuto tra le varie uova questo, che si apre così, non è... È fuso, sembra piccolino ma non lo è. Aspettate che lo apro. Wow, dentro ci sono dei pezzettini di qualcosa, credo che siano nocciole. Non ti piace? È agrumato, sembra
gusti, no? Sembra di frutti di bosco. Molto buono. Ma allora non è il peperoncino al lampone? Ma io ho il peccante. Preparazione dolciaria con granella al lampone. Vedo facce schifate qua. Le uova. Molto buono, sa molto di lampone. Adesso guardo. Apro questo qua. Scoprire se ci sono solo i baci. La sorpresa, vedo. Secondo me c'è anche la sorpresa. Allora ragazzi, volevo farvi vedere i baci. I baci sono due invece che quattro, come nell'uovo baci che, insomma, che mi è stato regalato gli altri anni. E la sorpresa è carina perché sono delle carte da, per giocare a domino, molto graziose. Guardate che belle, sono proprio, proprio belle, perché guardate come sono. Hanno questi disegni così e secondo me sono bellissimi. Guardate, cioè, sono veramente molto molto belle. Scusate le mani tutte sporche di cioccolato e varie ed eventuali, bellissime, guardate. Veramente molto molto, mi è piaciuto tanto. Grazie. Buonanotte a tutti e ci vediamo al prossimo video. Sto questionando col cuoco, buongiorno a tutti. È un rompipalle, poop, ci risiamo. Ciao amici, ci risiamo ancora. Siamo a Roma, ciao Walter. Ah, Walter, vi abbiamo fatto pubblicità nel Rizzo. Via, via, ho delle Zagobio 230, fantasia e ho messo anche mi piace su Facebook. Non c'è niente da ridere qua. Comunque il Colosseo qua ancora non c'è. C'è, c'è. E il cielo è blu sopra le nuvole. Fidati che c'è. No, io non mi fido di lei, cuoco. Guardiamo. Carciofo. Ovviamente io devo per forza rubare. Adesso viene via tutto il carciofo. Ahia, mi sono punta la punizione. Li faremo, li faremo. Venite, venite a trovarli. Sono buonissimi. Via Delisa da Gubbio, Roma, 230. Potete gustare anche ottimi piatti, dolci e primi low carb. Come scrocchia, cuoco. Noi mangiamo e dopo. Adesso faremo la quinta dei tovagliolini. Io vado in giro con un rotolo di Scottex con lei d'ora in avanti. E col bavaglino. Grazie. Com'è buona lei? Perché non è possibile. Saranno 100 alla fine di questo pranzo. Aspetta, buona donna. Tipo Fantozzi. Guardi, guardi cosa mi sono fatta. Devo un girare. Guardi. Faccio l'operazione chirurgica. Oh, magia. Buon appetito. Buon appetito, ragazzi. Ci risiamo. Sembra, i nostri video sembrano. Ha visto qua quel film Il giorno della marmotta? Sono ripetitivi. L'ha visto? No. L'ha visto. Le ho spiegato che agli utenti, ai nostri folli veri, ai folli veri in generale, piace vedere il rituale che si ripete perché crea una sorta di familiarità. Allora, uno che segue il nostro canale deve essere forse un follow. Quello senza dubbio. Ragazzi. È vero. Ragazzi, vedete? Questo è un uomo felice in questo momento. Noi mangiamo, anche io ho preso questa, però ci ho messo meno peperoncino perché, a differenza dell'altra volta che era da femminucce, dice il cuoco che pizzica. No, così. Quindi noi facciamo un brindisi. A tutti voi. A tutti voi, a tutti noi e ad Maiora. Al nostro canale. Al nostro staff. E continuate sempre a seguirci. Perché fra poco. Ma vedremo delle belle. Canello. Ciao. Ciao. La cozza. Mi raccomando, non date retta alle chiacchiere. Quale chiacchiere? Credo, si fa per dire così. E la domanda ci vuole, la cozza. È più cozza della cozza o... È più arancione del cuoco. Buon appetito, ciao. Non voglio rispondere a questa domanda. Guardate ragazzi qua, guardate qua. Ne manca uno. Okay. Cioè, secondo voi è normale una cosa del genere? Sono un poco cioè, sembra quasi un fiore. Sono un poco esigente. Esigo di avere le mani pulite. Posso... Lei è un rompipuppen. Non gli sono piaciute le cozze. No, per niente. Infatti l'ho lasciato tutte quante qua, guarda. Qua e l'abbiamo lasciato. Cioè, l'abbiamo veramente spostato. Esatto, esatto. Mi ha fatto uno spostamento. Adesso ci prendiamo il caffè. Ma sì. Bel caffè. Complimenti Walter, grazie. Cucina e a tutti voi. Buonasera. Sono tornati di nuovo più rame. Abbiamo la Gianna. Oh. Ciao Gianna. Ciao. Visto un calamaro tra l'altro.
Non scherzate, se c'è uno scherzerei mica. Calamari. Sticcioli. Calamari. Calamari tagliati così. Calamari. Sì, calamari che adesso le mettiamo lì, saricciano tutti. Non scherzerei mica. Guarda, non scherzare, Non scherzare. Poi loro mangeranno i noodles. Qua i noodles con delle cose pup. Questi sono i gnocchi di riso che ho fatto e questi qua sono per te la mamma che si chiama triangolo d'oro, questo buono, qua. Buono, buono, buono. Che è il morbido, è il pan di Spagna giapponese che è fatto con gli albumi. Quindi è tutto copy. Morbido, morbido. Ok, adesso ho messo del porro e del sedano con olio di semi. Guardate cosa si è comprata la collaboratrice, non voglio fare insinuazioni di nessun genere. Ti posso essere utile? Gianna, se vuoi, non lo so. È un ravanello. Ma quanto è grosso. Che bello. Bello, eh? Oh, che meraviglia. Bello e buono. È basita. Fa bene anche. Fa bene. È rinfrescante, ha detto Beppi. Adesso che si è sprigionato il profumino, prendiamo e buttiamo. Ah, butti così. Così a manazza. A manazza. Vuole lanciarne anche lei? Sì, anche più di uno, grazie. Così. Ta 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 ta. Così. Sì. Questo gli lascio fare il crosticina e poi ci vediamo fra un po'. A frappè. A frappè. A frappè. Ciao. Più o meno come fa un piccio sto puppen, più o meno come fa un piccione, lo so che è brutto il paragone, però vivrei con l'emozione di dare fiducia a chi mi tira il pane. Più o meno come fa un piccione e mica come le persone. Senta, sono mezzo addormentato per cortesia. Mezzo? Certo, lo vedi che sto con un occhio a casa dei partiti, non sei stancato di parlare tutto il giorno? Appunto. Appondo. Mi lasci riposare. Allora, chiuda, tutto addormentato. Chiuda il vlog di aprile. Aprile dolce dormire a metà. Infatti. Ciao amici. Sembra che oggi siamo, è stata una giornata super stra impegnativa, quindi sono qua. Siate veicolatori di bene. Siate veicolatori di bene, di amore, di pace, di gioia. Il mondo ha bisogno di amore, ciao. Di pace, di gioia. Ciao, ciao. Il cuoco ha bisogno di dormire, bene. Di gocce. Ciao. 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 Alla prossima. Ciao. Ciao, ciao. Vi vogliamo bene. Buonanotte. Ciao, buonanotte.